direttore di neurofisiopatologia degli ospedali riuniti di Bergamo. In un convegno, come relatore importante, insieme agli ospedali riuniti di Bergamo, abilita, è un tema che coinvolge molti aspetti etici, scientifici, sociali, la persona comunque al centro e l'incontro fra tanti pensieri, sicuramente una tavola rotonda scientifica molto importante. Qual è questo percorso, dottor Rubiani? Il percorso che dobbiamo fare è prima di tutto un percorso di conoscenza, a mio avviso, perché ancora non conosciamo bene tutti gli aspetti dal punto di vista clinico e prognostico di questa patologia dei soggetti in grave stato di coma cronico. Oltre agli aspetti clinici sono tutti gli aspetti etici di questo problema, gli aspetti sociali di assistenza prolungata, i costi, eccetera. Quello che è mio compito in questo ruolo qui è di capire il più possibile se questi soggetti possono avere un futuro o se invece il futuro è limitato. Diversi temi sul tappeto, dottor Rubiani, oltre alle prospettive terapeutiche e di ricerca nello stato di coma cronico. Oltre ad essere organizzatore, tante figure e tanti attori intorno a questo tavolo. Sì, gli attori intorno a questo tavolo sono chiaramente il riabilitatore, ad esempio, che deve studiare la strategia più adatta da un punto di vista terapeutico e riabilitativo, ma esistono altre prospettive terapeutiche che sono più che farmacologiche, sono con metodologie tecniche di stimolazione, come l'uso di una stimolazione magnetica ripetitiva, l'uso di elettrodi di profondità posti in determinate aree cerebrali. Da queste noi ci aspettiamo dei risultati e quindi è da questo che si dovrà poi ripartire per capire. Una ricerca che non si ferma? No, questo, credo che la ricerca in questo ambito durerà ancora molto a lungo. Primo perché è molto difficile ottenere dei risultati sicuri. Secondo perché non dobbiamo creare false aspettative o togliere delle speranze. Questo è quello che noi non vogliamo assolutamente. Però ci sono ancora tanti punti da approfondire. Ad esempio, quando smettere? Noi non sappiamo quando è inutile, quando diventa inutile il nostro lavoro e quindi si dovrebbe continuare, per ora non sappiamo fino a quando, almeno io la vedo in questa maniera, però bisognerà arrivare a mettere dei punti fissi anche dal punto di vista temporale. Okay. In questo convegno, dottor Rubiani, una forte partecipazione e sì, di condivisione anche della progettualità della tematica sviluppata. La cosa mi ha fatto molto piacere, anche perché noi avevamo progettato questo incontro di questa giornata basandoci molto sulla presenza di alcune figure qualificate che potessero integrare i nostri interventi già programmati con i loro contributi. Però oltre a queste persone c'è stata una partecipazione di tante altre figure che ha arricchito notevolmente la presenza in sala e anche credo la qualità della nostra giornata.